E gli animali del CRAS sono anche qui con noi. Questi due meravigliosi uccellini che abbiamo salvato, anche questi dalle mani dei bracconieri, sono stati confiscati e la polizia provinciale ha avuto parte attiva nella loro liberazione. Li abbiamo curati per tanti mesi, Stella? Sì, mamma. Non erano ancora in condizioni di tornare in natura, ma finalmente è il grande giorno. E cosa sono? Raccontiamolo ai nostri amici a casa. Questo è un tordo bottaccio e quella è una cesena. Appartengono entrambi alla famiglia dei turdidi. E la cesena vola lineare e aggraziata. Invece, per distinguere la femmina e il maschio del tordo bottaccio, bisogna sentire il loro canto, che è più accentuato e melodico nel maschio. Beh, come al solito Stella ci racconta sempre particolari interessanti. E pensate, io voglio dirlo una volta di più, la mia bambina ha solo 8 anni, ma cosa diventerà quando sarà grande? Un veterinario, se lo chiedete a lei, risponde, non è vero? Sì. Allora, siamo pronti per liberarli. Cominci tu con il tordo bottaccio? Sì, mamma. E allora? Vai Stella! E adesso la cesena? E vai! Che bello Stella, ce l'abbiamo fatta! Altre due vite salvate. Questo è sempre il momento più emozionante. Salvare gli animali è un compito alto e nobile, quindi ringraziamo anche coloro che hanno salvato questa meravigliosa tartaruga Caretta Caretta.